Buonasera, benvenuti al nostro quinto comizio, visto come facciamo un comizio ogni 20 giorni, tra Brezza e Grazzanese, siamo quasi sempre in tournée. Dunque, abbiamo cambiato il logo, vedete, l'abbiamo fatto un po' più semplice, cioè abbiamo messo anche questo arcobaleno proprio per la speranza che esce un po' di sole dopo la pioggia. Allora, noi abbiamo chiamato questo comizio un paese allo sbando. Normalmente, se prima Chuck e poi America, secondo la tradizione dell'oratoria, in realtà vogliamo fare un po' il punto della situazione sulla nostra comunità dal punto di vista dei servizi, perché la competizione elettorale ci spinge a guardare soprattutto se vince, se perde, se corre, se gira, con comizio, con volantina, la macchina. Dobbiamo rimanere con i piedi per terra, dobbiamo vedere dove siamo. Partiamo da dove siamo e poi ci facciamo le lezioni. Ci allaghiamo, lo sapete, noi ce ne siamo a Venezia. Questa è una vecchia storia che risale a 50 anni. Forse per i prossimi 50 anni continueremo ad allagarci. Però intanto ci allaghiamo. Io mi ricordo quando era piccola, Via Annunziata. Era uno spettacolo vedere i topi che uscivano da dentro le fogne e attraversavano la strada. Questo è sempre Via Annunziata, questo è sempre il portone di fronte alla casa dove io sono nato. E buche, fanno buone quelle che aggiustano le macchine, pompe l'oro, le gomme. Escono in buche come i funghi. Ci siamo abituati, ho visto dei nostri concittadini che si sono cominciati a comprare le sacchette di bitume e si aggiustano le buche fuori casa. Le strisce pedonali, guardate, queste delle strisce pedonali è una storia di civiltà che veramente lascia perplessi. Sono andato una sera in queste visite che si fanno per le lezioni in una casa. Era una famiglia con persone anziane e sinceramente quando vedo le persone anziane pensi che non sono interessate al civico, pensi che sono interessate al fatto che ti conoscono, ai servizi per gli anziani. Invece una signora in una casa mi ha detto, Giuino, abitava sulla statale, bozza sciccio a casa, senza una striscia si può sciare in. E in realtà ho detto, guarda, la signora a 75 anni mi sta facendo notare il fatto che non riusciamo ad avere le strisce pedonali, una comunità che non riesce a fare queste cose. Se non si parte dalle piccole cose, non si possono fare le grandi cose, è inutile che noi pensiamo di fare l'aeroporto se non siamo capaci di le strisce pedonali. I cimiteri, attenzione a non morire, vedete che campà? Perché a casa campo malamente, ma se muore una schifezza. I cimiteri nostri, questo è Grazzanese, poi faccio vedere pure un poco Brezza. Questo è Brezza, a Brezza addirittura non manca la sala mortuaria, possiamo usare. Guarda, sono cose veramente pesanti. Lo so che queste cose abbiamo già fatte vedere, voi le sapete, però sapete com'è? Quando uno ha un dolore, all'inizio si mette a mano, poi si mette a mano, poi una volta si abitua, si sopporta, si scianca e sopporta l'orrore. Però l'orrore ci sta. Allora quando noi facciamo vedere queste cose sono due comizi, è perché l'orrore fa male e noi ci amiamo a sentire l'orrore, perché ci amiamo a ricordare. Questo sono i campagni nostri. Bene, c'è qualcuno in Grazzanese e dintorno c'è un voto burghista. Però questo è lo stato del nostro ambiente. L'isola ecologica non ce l'abbiamo ancora. E il campagno nostro, sono 10 anni che diciamo che stiamo così. Però al momento, voi vi ricordate i parchi nostri come erano 30 anni fa, 40 anni fa? Oggi queste sono le nostre campagne. Oggi queste sono le nostre campagne. Ci siamo abituati pure a questo, Oggi passiamo con le biciclette, guardiamo, non diciamo neppure più niente. Ci siamo abituati pure a questo. Vogliamo parlare delle periferie? Via Castellone, via Cavallerizza, via Bonifica. Quando ho girato un poco per le campagne della periferia tra Borgo e Grazzanese, ma veramente stanno scordate la dice. Cioè, guardate, sono situazioni veramente complicate. Venite da Cagliari Arnone, la via che viene da Cagliari Arnone andare verso Borgo Appio. Luci! Voi vi accorgete dove comincia Grazzanese, a dove finisce nei luci?
Perché c'è sta la luce, sta la civiltà che si chiama cagendo il nulla. Quando siamo oscuri siamo grazie a Dio. Io non lo so, guardate, chi voteranno gli abitanti di via Fumi Morto, chi voteranno gli abitanti di via Cavallerizzi di via Bonifica, ma se non ci votano tengono ragione, perché secondo me veramente la scheda non ha essere manca da via. Cioè stanno veramente in una condizione di abbandono totale le nostre periferie. Questa qua siamo allo spettacolo puro. Facciamo le strisce pedonali, no, le strisce per dividere la strada, per dividere la carreggiata. Hanno fatto da bug. Io vorrei vedere chi ha autorizzato questo lavoro. Cioè noi, si chiamiamo strisce la notizia, ci fanno servizi una settimana. Cioè può essere che facciamo la striscia bianca da bug. Questo qua è fuori cimitero di Brezza. I pala, vabbè, i pala sono diventati la regola, state d'accordo che chi pala, posso che lo pala là, guardate la villa, perché con i pali a Grazzariso non si scherza. Prima o poi qualcuno sotto la pala ci rimane, non voglio fare il menagramo, però quella è la statistica. E ne caro uno, ringraziamo la Madonna, ci siamo fatto pala. E ne caro l'altro, ringraziamo la casa Giuseppe, ci siamo fatto pala. Ma i santi si stanno a finire, e i pali ci stanno ancora parecchi che possono carire. Queste qua sono le strutture sportive di uno stato che si chiama Bangladesh, non si chiama Grazia Nisi. Guardate qua, questo campo sportivo, ma si vende una fora. Un nostro figlio, un nostro amico, per sbaglio porta un amico suo, diciamo così, delle scuole superiori, e gli porta a fare una passeggiata fuori allo stadio di Grazia Stadio. Guardate qua. O Ruanda, siate in coppia internet, tu tieni meglio stadio. E scuole. Se tapparelle delle scuole elementari di Grazia Nisi, questo sono un mistero doloroso. Guardate, noi quando mandiamo i nostri figli e gli diciamo articolo 1, articolo 2, articolo 30 della Costituzione, poi battiamo in mano, o prefetto, o sindaco, o commissario, guardate, noi mettiamo a fare scuola. Che deve pensare un bambino delle scuole elementari che è un motivo con una tapparella scassata che sta a 30 anni e non si riesce a indirizzare? Cioè, io dico, ma che messaggio passiamo ai nostri figli? Questa è la verità, ma che messaggio gli diamo? Scuola di Brezza, quest'anno 20-25 giorni scuole chiuse per il gasolio. La storia la sapete, già ce la siamo detta in un altro comizio. Non c'è un sistema per separare il gasolio, viene illuminata tutta e riscaldata tutta la scuola. Hanno fatto quasi un mese di feste perché mancava un gasolio quest'anno. Che sia la domanda? La colpa è chi è? Allora guardate, dire chi ha colpa è sempre complicato, perché la colpa è sempre un po' di tutti, questa è la verità. Ognuno di noi si deve fare un suo esame di coscienza, poi ne riparleremo a presto di questo. Sicuramente però negli ultimi 3 anni Grazia Nisi avanti non è andata, il maio vi ha conosciuto, ma gli ultimi 3 anni non pensi che Grazia Nisi ha avuto una fase di sviluppo, di miglioramento. Ha avuto 3 anni, i commissari sono venuti a Grazia Nisi e ci hanno detto che loro stanno qui per darci una mano. Sinceramente questa mano, guardando che la buca che la striscia fatta in coppia, non penso proprio di averla vista. Quindi sulle colpe ci siamo piano piano. Siamo diversi. Questa frase ce l'ha detto Don Milani, ce l'ha ripetuto Gian Michele Abate, che ce l'ha fatto conoscere Don Milani. Almeno a me. Diversi soprattutto nella relazione. C'è il passato e c'è il futuro. Qual è la prima regola della politica quando parliamo del passato? Bisogna parlare male degli altri. Perché normalmente la colpa è chi è? Sempre il lato. Allora noi su questo vogliamo impostare un discorso diverso. Per noi gli altri devono essere rispettati. Quindi la prima cosa, la prima parola che noi abbiamo messo in questa campagna elettorale, abbiamo cominciato 5 anni fa, rispetto delle altre persone che fanno politica, rispetto delle altre liste, rispetto delle persone che votano le altre liste, rispetto. Seconda regola quando si fa politica, a mascassà, è facile dire che le va buone, no?
Che cos'è che è difficile? È difficile costruire. Molti di voi fanno i muratori. Quando si sta a fare il muratore, o parrel, o aiol, pigliare un altro. Perché che fa? Scassa. A scassare un muro, si muoverà tutto quanto. Il problema è costruire. Quando tu devi cambiare, quando tu devi trovare le soluzioni, quando un muro le fa tu, c'è un must, che deve essere pure bravo a fare un muro. Quindi, in questo momento noi, come comitato, senso civico, che ci apprestiamo ad andare a governare, ad amministrare il paese, se voi volete, dobbiamo guardare non tanto a parlare male degli altri e a distruggere, troppo facile. Dobbiamo rispettare gli altri e dobbiamo costruire. C'è poi un'altra regola. Questa cara, per dire, la usa la Lega, Salvini, no? Tiene sempre un nemico, una volta sui NIR, a proposito, degli amici molto sensibili, mi hanno detto di ricordare oggi un'altra tragedia del mare, 700 morti. Qua le tragedie passano nel silenzio, noi stiamo facendo il comizio elettorale, però giustamente l'amico Biagio che ce l'ha segnalata è una persona molto sensibile. Allora spesso ci si mette insieme perché va a distruggere qualcuno, basta che teniamo un nemico prima di fare le elezioni. Noi pensiamo invece che noi siamo concittadini, spesso siamo amici. Questa fotografia è qua, ce la siamo fatta l'altra sera, Peppe, Pietro e io. Chissà chi di noi andrà all'opposizione, chissà chi di noi andrà ad amministrare, ma rispettiamo brave persone. Allora, fino a mo abbiamo detto un po' di filosofia, di poesia, di quello che pensiamo, poi sulla poesia ci torniamo. Ma noi che politica vogliamo fare? Ma noi, per noi del Comitato Senso Civico, questa politica che cos'è? Abbiamo trovato un contributo di uno che lo dice sicuramente meglio di me. L'indifferenza alla politica, cioè di quelle che, il disinteresse della politica. Ora voi mi direte, Benigni, con questi tempi che corrono ci viene a dire di rispettare la politica. No, infatti io non vi dico di rispettare la politica, vi dico di amarla, di amare la politica. È la cosa più alta del pensiero umano per costruire la nostra vita insieme, per organizzare la pace e la serenità e il lavoro. C'è solo la politica, non è che c'è un'altra scienza. E chi se ne occupa lo sa. Quindi vi dico di amare la politica, non avere interesse per la politica è come non avere interesse per la vita. Dice non mi interessa niente, è come dire come non ti interessa la politica, non ti interessa non solo la tua vita ma la vita di tuo figlio, se andrà a scuola, se avrà un buon insegnamento, se si ammala sarà curato, se si sposerà, se troverà un lavoro, no non mi interessa, fate voi, la vita di tuo figlio, della tua, questa è la politica, organizzare la nostra vita, la costruzione della nostra vita. Bello. Giustamente lui fa l'attore, noi abbiamo il problema di trasformare queste idee in una lista elettorale e non è una cosa facile. Domanda, in questi giorni ci siamo posti fino all'8 marzo, pare che abbiamo chiuso il discorso, da soli o con gli altri, stanno in 10 liste, stanno in 20 liste. Ci mettiamo insieme, non ci mettiamo insieme, e chiusa presso la lista, ci sono aperto un sacco di discorsi su questo aspetto qua. Il problema, sapete qual è? Quando abbiamo provato con alcuni a parlare, per vedere che si pensava, se si poteva fare qualche discorso anche insieme, noi pensavamo già che era un po' tardi, noi abbiamo fatto un cammino di 5 anni, nel bene e nel male, ma abbiamo fatto un cammino di 5 anni. Però dopo che ho parlato con il comitato, perché dopo ogni incontro io tornavo in sede dove ci sono i 70, i 100 del comitato, abbiamo deciso insieme di fare una domanda ai nostri amici, ad alcuni degli amici che fanno politica a Grazzanise.
Che programma hai per Grazianise? Qual è il programma che vuoi condividere per noi? Abbiamo avuto sempre una sola risposta: vogliamo vincere, come se la vittoria fosse la soluzione dei problemi. Ma la vittoria non basta. Vincere non serve se non si vince bene, se non si vince con un progetto. La corsa a Grazianise comincia il giorno dopo le elezioni. Non è che il traguardo è il giorno che andiamo a votare e qualcuno farà la sfilata, noi o altri. I guai stanno là, a Via Lauro. Ci abbiamo un comune scassato, una macchina amministrativa distrutta. È la corsa che comincia una maratona, una brutta maratona. Bisogna sudare sangue per cercare di dare una mano a questa comunità. E allora vincere per vincere non serve. Si fa un progetto e si porta avanti. Qual è il progetto? Che faremo noi? I primi punti. Questo qua è un tema a noi carissimo. Noi non prenderemo i gettoni, le indennità, gli stipendi come amministratori. Questi soldi restano tutti alla comunità. O comune sta guaiata e sta andando a fare i sacrifici. I primi sacrifici hanno fatto sindaco, hanno fatto gli assessori e hanno fatto i consiglieri comunali. Si apre un conto, come hanno fatto in un comune, qua sto comune, un comune non mi ricordo dove, si apre un conto, ci si mettono i gettoni nostri tranne le giornate di lavoro perse, si fanno fare pure 50.000, 60.000 euro l'anno, si mettono là, si fa una commissione con voi cittadini, gente seria e discreta, anzi dopo chi si vorrà proporre dopo le elezioni, questa è una cosa che ci teniamo particolarmente perché è una cosa importante. Si fa questo conto corrente, ci si mettono i soldi sopra, si fa la commissione e quando c'è il problema si prendono i soldi. E i problemi qua ce ne stanno assai, voi lo sapete, io sto girando le case con i miei candidati e in quel caso trovi guai a avere salute, disperazione, lavoro perso. Noi i problemi non li potremmo risolvere tutti quanti, ma se ci sta un bambino che si deve fare una cura, quei 70.000 euro l'anno possono dare una mano. Se ci sta una famiglia che il papà perde il lavoro e si deve comprare il latte per i primi 4-5 mesi per i figli piccoli, quei soldi possono dare una mano. Qua c'è gente che muore, non si può pagare il funerale, quei soldi possono dare ancora una volta una mano. Quei soldi quindi resteranno là per i 5 anni e verranno usati soltanto per i cittadini che ne hanno più bisogno. E guardate, l'impegno si prende sul palco, così è più chiaro per tutti quanti. Qua ci si mette la faccia su questa cosa, perché quando si parla di soldi non si sa più chi fu a cacchi, chi fu a là. Allora i soldi andranno in America. I cittadini protagonisti, questo è il secondo punto. Su questo punto, anche parlando con altri politici, parecchi mi hanno riso in faccia sinceramente: ma tu come vuoi amministrare così? La politica, la sindaca, la giunta e i consiglieri comunali. I cittadini hanno votato, voi siete truppe, state inquadrate, ognuno pensa quanta truppa tiene. E' risultante a fare sto signore, sta camminando seggio per mettere sta croce, a doccia sanno che la mettere, perché tengo 500 voti, tengo 300 voti, tengo... Allora noi pensiamo che invece che voi avete delle teste, soprattutto dei cuori, siccome voi pensiamo pure che noi non siamo troppo buoni, parlo di senso civico, ci dovete aiutare, il paese è il vostro, le decisioni le dovete prendere voi, voi ci votate... Noi andiamo ad amministrare, questi sono quelli che amministreranno, voi starete qua. Referendum, consulte, assemblee, comitati di quartiere, noi vi schiatteremo un corpo, come si dice in dialetto. Questo ve lo dico pure come candidato sindaco. Io non voglio prendere decisioni importanti senza aver sentito il parere dei cittadini. Voi sapete i problemi anche delle strade, delle zone, alcuni di voi hanno esperienza da vendere,
A parte che poi i suggerimenti a volte mi vengono anche dai più piccoli. Allora, sui vari argomenti, noi vi consulteremo, vi verremo a trovare nei vostri rioni, faremo in modo che così, se decidiamo sbagliate insieme, almeno se sbagliamo insieme, che non è la stessa cosa. Guardate, su questo è un principio che applico anche nella mia famiglia. Se tu fai le cose da solo, qualcuno, tipo la moglie, dopo ti può sempre dire: dai, per it. Il classico delle donne, no? Che vengono così. Allora facciamo così, per evitare che dopo mi venite a dire come candidato sindaco e a me, ai miei assessori, ai miei consiglieri comunali da Everit, noi ve lo chiediamo prima, lo decidiamo insieme e così dopo nessuno può parlare più, va bene? A parte gli scherzi, la democrazia è faticosa, è più facile comandare e fare le cose senza chiedere ai cittadini, però la democrazia è molto bella. Per fare quella cosa che vi dobbiamo consultare, ma mi fa capire i soldi a Rossanne, perché poi appunto, come dicono i commissari, ci stanno i soldi. Quando è un corpo comune, la prima cosa, prima che arriva tu hai trovato un pulsante che dice ci stanno i soldi, ci stanno i soldi, qualsiasi cosa andate a chiedere sul comune. Allora noi studieremo in bilancio, man mano che facciamo il bilancio ve lo spiegheremo e ce lo spiegheremo. Quello che teniamo e quello che ci spendiamo. È chiaro, se teniamo 300 euro e prima che ne ha 30 lampadine, diciamo guardate, casa hanno 300 euro e 30 lampadine, decidiamo quali sono le prime 30 lampadine, poi i soldi amma fa, una buona amministrazione i soldi li deve anche produrre, creare, però amma fa come la famiglia che sa come stanno i conti correnti, perché sennò chi accatta i telefonini, chi accatta la televisione, cioè io chi sono i soldi, prima accatta o i telefonini, la televisione. Il bilancio partecipato quindi serve a far conoscere a voi cittadini sempre come stanno i conti del comune. Chiaramente i conti devono essere trasparenti e non stare buoni, solo che se si può fare questo bilancio. Non è che facciamo il comune nuovo, forse bella. Il comune è una casa di vetro, questa è un'espressione che non abbiamo inventato noi. Significa che il comune non deve avere segreti per i cittadini. Faremo in modo che quello che facciamo voi lo sapete. Ma tanto sapete perché questo lo possiamo fare? C'è un trucco. Perché non vogliamo avere segreti. Se il sindaco con la giunta vuole fare una cosa un po' più nascosta, è mica fa la casa di vetro, ci mette il porto blindato comune, perché voi non dovete sapere. Se il sindaco e la giunta e i consiglieri vogliono fare le cose con trasparenza, facendovi conoscere tutto a voi cittadini giorno dopo giorno, si possono permettere di avere la casa di vetro. Per fare questo ci vuole un impegno notevole. Questo è un punto molto caro. Il comune amico. Noi abbiamo tante difficoltà a interpretare il CART e il legge, la fatica. Allora ne faremo degli sportelli, con gli obiettori di coscienza, ci mettiamo noi, i volontari, il sistema poi lo troveremo. Adesso fare qualche carta per l'INAM, come si chiama? Per l'ASL, l'INAM era quando era piccolo, per l'ASL. Sul comune troverete chi vi fa la carta per l'ASL, perché faremo una convenzione specifica o quantomeno che ve lo spiega, senza fare file. Volete capire un poco qualche opportunità di lavoro che si crea, soprattutto per i ragazzi? Faremo in modo che sul comune ci sono delle agenzie di lavoro interinali per vedere il lavoro, delle spiegazioni, per i corsi di formazione, per l'orientamento universitario. Dovete fare carte varie, patronate, tarandelle, ISEE, tutto questo slogan, sta sempre tu andando a fare file. Il comune vi aiuterà a fare queste carte, cioè il comune sarà amico vostro. Guardate, poi domani, se io non lo faccio e gli amici del combinato non lo fanno, tu dirai, direte voi, giorno 20 aprile hai detto che facevi il comune amico. Quindi sono impegni pesanti che ci stiamo perdendo, sono impegni complicati. Voi avrete sul comune un aiuto per andare avanti con tutte le difficoltà. Ok? Questo qua è un altro punto molto caro. Allora una sera
sono andato in una casa sempre su fatti di voto che era faticata e esagerata, però ho visto una persona che tra l'altro mi pare che di lavoro faceva l'operaio, però che aveva la casa piena di quadri. Ma questi quadri che ha fatto? Ce li ho fatti io. Era un pittore autodidatta, tra l'altro molto bravo. Allora a noi del comitato ci è venuta un'idea. Il comune ha parecchie stanze, poi c'è i locali qua sopra, sotto, qua sono parecchi locali, la biblioteca, dove sono gli anziani, poi c'è i locali a Brezza, poi c'è i locali a fianco all'ASL. Noi daremo tutte quelle stanze ai gruppi di cittadini che ci faranno la richiesta. Dei ragazzi vogliono fare il club Racicogne, quindi dalla sala mercoledì dalle 6 alle 7, stanze, stufa e luce, gratis. Altri vogliono fare un club Manchester City, quindi dalla stanza e viene al fuoco club. Altri vogliono fare l'associazione di poesia di Pablo Neruda, cioè in questo modo voi sapete, se una grazianese a Brezza, a Borgo Appio vuole fare qualcosa di associativo, la prima cosa è da cacciare i soldi, perché tu puoi affittare una stanza, c'ho ogni denaro, e raccogliere il cuore, poi c'è un povero cassiere che ha da raccogliere il cuore, poi ci arriva la bolletta della luce, poi c'è la stufa. Ecco, allora noi come comune queste cose le diamo gratis a tutti i cittadini che ne vorranno fare uso. Questo qua pure è un punto molto importante, sto andando un po' troppo piano, ma accendo. L'associazionismo, a Grazianise le associazioni sono poche, sono buone quelle che abbiamo prodotto sul territorio, ma sono poche. Se però ai ragazzi gli facciamo fare gli scout, gli facciamo fare i WWF, gli facciamo fare Lega Ambiente, i forum, la protezione civile, crescono meglio. Allora noi dobbiamo chiamare le associazioni internazionali e nazionali. Li dobbiamo far venire a Grazianise come sindaco e come assessore e come consiglio comunale. Dobbiamo dire: venite, ci avete la stanza, facciamo pure un caffè e pasticcino, ma fate la formazione gratuita ai nostri bambini, ai nostri ragazzi. Vedete, sui bambini torniamo sempre a bomba. Il fatto che a Grazianise i bambini non possono fare sport nelle strutture comunali è un pugno nello stomaco, ma è un vero pugno nello stomaco. Oggi, per giocare a calcetto e a domani Francesca, si giocherà a pallavolo a Santa Maria Fossa, a pallone e a Santa Maria Fossa, a piscine a Sant'Andrea, Santa Maria, insomma tutti si santi, non ci sta mai Grazianise per fare questo. Cioè praticamente in questo paese i bambini non possono fare sport, chi nasce oggi non si può fare un giro, qua fanno scivolo, sta un parco giochi di Santa Maria Fossa, chi ne creature di Grazianise, è una vera vergogna che noi non abbiamo lo scivolo. Guardate, ma noi che abbiamo parlato a selezione se non teniamo lo scivolo, cioè a me che è quello che mi viene a pensare. Ho visto che mi ha fatto pure dei sondaggi, io sarei curioso di sapere se i bambini di Grazianise sanno che gli è lo scivolo, perché secondo me qualcuno non lo sa più. Eppure in passato questo paese ha avuto strutture sportive e ha avuto squadre bellissime. Noi siamo andati a prendere queste bellissime immagini, vi faccio vedere, USGS, canzi che mi venire. Qua ci stavano due o tre sedi di squadre sportive. Questo è un paese che sta morendo lentamente. Noi stiamo morendo e non ce ne stiamo rendendo conto. Questa è la verità. Questo qui è il nostro passato, vedete? Praticamente quando ancora non ci stava internet, non ci stava niente, ci stava una crisi, ci stava una fame che non faremo mai comune, in quegli anni che praticamente non ci stava il petrolio e si camminava a piedi, a Grazianise ci stavano due squadre di calcio che facevano veramente i tornei, guardate qua, poi vi vedete, siete spettacolari, qua sono parecchi di voi, state pure qua in mezzo. Altro punto, voi sapete, io ho un po' di passione per gli abitanti di Brezza e Borgo Appio, perché quando anche di casa loro un caffè lo fanno meglio, è la verità. La verità è che noi ci teniamo molto a questo abbraccio, tra le due comunità. Vedete, questo noi l'abbiamo già pubblicato in un comizio a Brezza. Brezza, Grazianise e Borgo sono un'unica realtà. I cittadini pagano le stesse tasse.
Abbiamo veramente tanta simpatia per la periferia, bella gente anche a Grezzanese, però dobbiamo lavorare insieme, vedete, questa mano deve diventare una realtà, questo è un impegno importante che ci prendiamo come comitato, perché i cittadini di Brezza ogni tanto me lo ricordano, troppo spesso abbiamo fatto finta che c'era la mano e poi ci avevamo lassato e abbiamo buttato due ciumi. Lo sviluppo, questo qua è un tema caro, però è un tema lungo. Noi ci siamo allontanati da qua, chi si occupano il nostro? Grazianese fa 100 milioni di fatturato all'anno sulle bufale, con il latte. Gli allevatori hanno scamazzato, si sa chi sa da pigliare questi allevatori, chiunque te non si sfugava, andò ad andare a Massaria a fare verbale, cosa, prima andava tutta all'Italia a fare verbale agli allevatori nostri. Gli allevatori devono essere difesi, sono praticamente l'unica categoria che a Grazianese produce ricchezza, nel momento in cui si è fermata il settore dell'edilizia. Abbiamo solo questo settore. Vedete, questo settore qua, perché è un settore importante? Questa qui si vende sempre. L'unica cosa, l'unico problema quando c'è una produzione è vendere. Perché posso sapere, fa pure il capezzello angelo, ma se si è cattano non serve a niente che faccia il capezzello angelo. Allora noi rimane la mozzarella che si vende. Su questo settore bisogna creare lo sviluppo, bisogna fare in modo che gli allevatori vengano tutelati e sul territorio bisogna ripartire. Sante a Bruxelles, che i 7,40 e riuscendo aziende, e bisogna dire noi abbiamo 100 milioni di fatturato all'anno, siamo una fiatta a Grazianese, non ci possono trattare come ci stanno trattando. E questo il sindaco lo può fare e vi garantisco che io lo farò. Questo qua è un po' un sogno, ma non è un sogno complicato. Alla superstrada, se vi fate una bella passeggiata, no alla Villa all'Eterno, quando andate alla Campania, no, là lo si fa, o Vulcano Buono, fa camminate. Arrivate, l'uscita ogni 500 metri, Carinara, Sociva, Orto di Adel, tutti i paesi tengono l'uscita in campagna superstrada. Chi è che nate? Grazie mille! Noi nate niente. Questa strada qua, vedete, già esiste, qua stiamo, allora, quasi, allora, la parte Grazianese sta qua, no, no, sta qua Grazianese. Allora, questa è la superstrada, questo è il bivio quando si arriva in fondo all'aeroporto, che si va verso Villa all'Eterno, verso Casano. La strada qui già c'è, ci dobbiamo solo organizzare con i comuni vicini. Guardate, questa cosa qua è molto importante, aprire la superstrada significa riportare su Grazianese un po' di sviluppo, perché c'è un processo in corso di spostamento dai comuni vesuviani, da Napoli, molte case. Da noi le case non servono a niente, non hanno valore. Se uno c'è una, sono case costruite che non si riescono a affittare. Se si apre la superstrada riparte un po' l'acquisto delle case, il fitto delle case, abbiamo fatto con Ferrara, abbiamo fatto con Fravocatore, abbiamo fatto con Falignano. E anche qualche speranza che abbiamo, difficile domani, di portare un po' di sviluppo piccolo, artigianale, piccolo industriale, se facciamo una via che arriva in due paesi dalla superstrada non potremmo fare niente. È un progetto difficile, non è una cosa facile, però diciamo un'amministrazione deve guardare alle cose piccole, alle cose grandi, alle cose che deve fare una settimana e alle cose che deve fare in un anno. Non ne parliamo, Funno, guardate come sto oggi. Oggi il nostro amico Antonio ci ha fatto vedere delle nuove immagini, questo è amianto fresco sistemato da poco, e con le altre immagini, sono qua. Praticamente stanno appena scaricato, quella spianata là per fuori, che hanno pure spianata, guardate che prima hanno messo e poi hanno spianato nel fiume. Funno, uno dei posti più belli della provincia di Caserta, è violentato tutti i giorni con le discariche, guardate qua, queste sono le discariche che sono state appena fatte. Noi su Funno lavoreremo, io ho degli impegni presi anche con zio Peppe, che sta qui in mezzo. Questo sarà Funno, fra 5 anni, fra 3 anni, non lo sappiamo quando lo riusciremo a fare, ma diventerà un'oasi. Lavoreremo su Funno perché ci teniamo il cuore, qua ci sta il cuore di Grazianese. Questa è una cosa bella. Allora, che se ci cogne che sono morto perché Caretto Unito, Franco Villano con la IP ha fatto rifare il nido, vedete, guardate qua. È stato organizzato, sono i tecnici, se andate verso la Renova vedete le cicogne, ce ne sono due coppie che mo si contentano il nido, ci stanno i piccoli dentro.
quando succede una cosa di questi, il comune deve essere presente. E i cicogni sono un segno di civiltà. Qualsiasi cosa bella di civiltà, noi saremo con le antenne ritte. I più deboli. Guardate, un paese che non ha la forza di aiutare le famiglie in difficoltà è un paese incivile. Noi diciamo che siamo nel 2015, abbiamo studiato, abbiamo capito, abbiamo internet, qui i poveri, gli ammalati, i bambini piccoli con problemi, nei pensi di sciuni, posso garantire. Questa è una situazione veramente terribile. Con i servizi sociali, con l'ambito che sta a Santa Maria, noi dobbiamo fare un discorso serio. Gli ultimi devono essere tutelati, perché sì, noi facciamo amministrazione e noi aiutiamo gli ultimi, siamo degli incivili. Questa è proprio la verità. Una persona mi ha detto, ma il suo programma è troppo ambizioso, che su quello che abbiamo preso impegni pesanti, che se sono gente capace, Einstein, Steve Jobs, Marconi, Cristoforo Colombo, questi però hanno avuto coraggio, questi qua hanno piato il caravello sul piano, è difficile ma ci abbiamo, cioè se noi non ci mettiamo coraggio e passione, noi chiamiamo a nessuna parte, è chiaro che il programma è difficile e per realizzarlo ci bisogna sognare e bisogna sperare che ce la facciamo, però bisogna avere il coraggio di lottare. E la volontà è fondamentale, guardate, ci sta Vittorio Alfieri che quando se ne fa coraggio diceva volli, sempre volli, fortissimamente volli. Se noi dobbiamo cambiare la comunità lo dobbiamo volere, ci vuole una forte forza di volontà, ci vuole anche il coraggio di avere delle grandi idee, anche se a volte sembrano un poco troppo grandi, un poco troppo utopistiche, un poco follia, un poco troppo poesia. Noi dobbiamo avere il coraggio insieme a voi di volare molto alto, perché quando si vola alto si vedrà sotto chi ci sta. Vado all'appello finale. Le mie mullette. Alcuni dicono che facciamo troppa poesia. Noi siamo partiti in tre con il comitato quando siamo partiti. Il cambiamento è duro, però non si può più le scorciatoie, o si cambia o non si cambia, e via i mezzi sono buoni. Noi lavoreremo di testa e lavoreremo anche di fisico. Il primo giorno utile al mio cimitero a Briz, che la sala mortuaria è una cosa che non riesco proprio a sopportare, gli amici del comitato ci mettiamo a tutto, e che la guai non mettiamo noi, guardate, perché queste cose qua si andava subito, quindi che le chiamiamo il cambiamento partire il primo giorno. Ma parlo a titolo personale, fare il sindaco in un paese non è facile, come Grazianese. Non mi nascondo che già hanno pochi suonaggi persi da qualche mese, negli ultimi giorni anche un po' in più. Nelle case trovi i guai assai, ci stanno i guai individuali e i guai collettivi. Qua, sto paese, pare che è bombardato, ci stanno le macerie, materiali e spirituali. Disoccupazione, difficoltà economica, solitudine, stato assente. Ma che pozzo fa io per questa comunità? A sera quando torno a casa dopo le visite fatte nelle case, io mi chiedo, ma tu stai girando in casa, ma tu puoi cagnare questa storia? Santa battere la sfiducia, santa riaccendere la speranza, ci vuole nascosto, qua ci vuole veramente una rivoluzione. Spesso i più giovani, quando ti guardano con sfiducia di casa, e c'è un leg negli occhi. Chi se ne uno che ci viene a parlare, ci viene a dire di favola, a parecchi ragazzi l'ho letto negli occhi. Molti cittadini che hanno fatto la politica hanno avuto un sacco di problemi, danni per loro e per le famiglie. Per non parlare degli attacchi personali, e cattiveria, gli insulti, e provocazione e tradimento. Lo so, io stasera sto qua per darvi speranza e non per parlarvi della mia ansia, però
voglio stabilire con voi un rapporto di sincerità, di complicità, di verità. Voi non avrete un super sindaco, un cittadino normale vi amministrerà, che ci mette cuore e corpo tra voi e i problemi. E poi gli tengo due giorni. Un primo giorno è che sul gruppo qua, Antonietta Candillo, giovane avvocato, ci mette il cuore e grinda. Rossana Candillo, giovane capitano di scuola, con cui si è fatto 5 anni di comitato. Pasquale Carlino, un professionista impeccabile, che ha lavorato con noi a giorno di Pasqua, a Feciure, per distribuire il primo giorno roba a Brunellato. Pietro Di Stasi, un signore della sua vita. Giovanni Gravando, un operaio specializzato straordinario. Saverio Gravando, un ragazzo d'oro che stava 5 anni con me. Si Pasquale Leoci, una persona anziana che non si è messo scuola né San Zia, mio aiuto, e supportava quando veniva ci mesci Maria in età nostra. Martina Menzera, una professionista insieme al marito Alfredo, a Brezza. Giovanni Parente, per gli allevatori, lui, adesso tu devi passare il cambiamento. Antonio Petrello, un signore, l'avvocato che è venuto mezzo a noi a darci la mano. Fabio Petrello, ma ha già cresciuto. E Rosa Spina, una ragazza, una mamma, una moglie, che unisce Brezza e Grazia Nisi con la mia comunità. E poi è andato Giolli, un secondo giorno si duio, è il vostro desiderio di riscatto e cambiamento che brucia sotto la cenere nelle vostre coscienze. E allora con voi non può anche parlare chiaro, ci lamentiamo che i nostri diritti vengano calpestati continuamente di caso sento. Ma allora cominciamo un po' a difendere questi diritti nostri. Si difendono con il voto, questa è la parte un po' tosta. Se noi non rispettiamo il nostro voto e lo svilliamo, lo svendiamo, lo premettiamo a destra e a sinistra per futili motivi, noi non rispettiamo noi stessi come cittadini e poi non possiamo pretendere il rispetto dell'autorità. Guardate, noi siamo bella gente. Quando io giro nelle case trovo bellissime famiglie, belle case pure. Anche dove c'è stata la povertà c'è stata tanta dignità. È spettacolare. Però siamo troppo rassegnati, siamo troppo fatalisti. Noi amma rompere il catene. Ma mi sa la catena che noi ci siamo liberati dalla schiavitù del voto obbligato, del voto impegnato. Guardate che il paese cambierà se cominciamo a cambiare noi. Il primo cambiamento decisivo è quello del voto, il modo in cui scegliamo gli amministratori. Io non vi sto chiedendo di votare per senso civico, io non ve lo chiedo. Vi chiedo di votare nella libertà delle vostre coscienze. Scegliete quelli che ritenete i migliori amministratori, la migliore lista. I candidati più giusti, più affidabili, più generosi, più disinteressati, andateli a votare. Guardate, il voto è l'unico momento in cui siamo veramente protagonisti. Poi già me la mandà. Nelle visite io vorrei sentire. Do aiuta, perché non mi piace la lista. Ma quando me la fastidi, quando me recite, tengo vuoto impegnato. Ha già fatto una favore, ha già ricambiato. È brutto, perché quando parliamo così parliamo da sudditi, parliamo da schiavi, da sottomessi. Bravo! Noi, scusatemi se mi sono fatto piacere un po' la mano, perché lo so che ci tenete, dobbiamo parlare da uomini liberi, catina a spezzata. Allora rompiamolo queste catene,
attenzione al voto. Il patto finale. Non è la musica, il patto finale. Allora, questo qua è il mio numero di telefono. Chi vuole se lo può segnare. Se io devo essere il vostro sindaco, devo essere pronto ad ascoltarvi uno a uno. Io i miracoli ne posso fare. Però mi sento, c'è bisogno di intermediari. Chi vuole parlare con me si piglia un numero e mi chiama. Lo faccio dal palco, a così ci capimmo. Che lo faccia sul serio, perché se ti cago un po' parte lo faccio fa. I patti pubblici si mantengono. Chiamatemi, parliamo.